allora buonasera che bello ci siamo ritrovati abbiamo ritardato di qualche giorno questa quest'ultima parte di questa seconda serie di roundtables però stasera ritorniamo in forza eh, per questa per questa serata questa sera abbiamo due ospiti eh, non uno graditissimi e poi abbiamo il grande ritorno della, della nostra star vanessa che finalmente è riuscita a Grazie. Non dico a, a venirne fuori, ma è riuscita a ritrovare un po' di tempo per se stessa e soprattutto per noi. Quindi, grazie Vanessa di essere qua. Vorrei, vorrei presentare subito i, i due ospiti, a me veramente tanto graditi, eh, il professor Altiero Biello, che qualcuno di voi magari eh, che frequenta il mio canale YouTube. Eh, ha già visto perché ha organizzato con la sua associazione eh, Il filo nascosto un bellissimo webinar di cui ho avuto eh, l'onore di essere parte eh, che eh, riguarda i nostri argomenti quindi la ricerca nelle pieghe della storia eh, di un, una versione alternativa alle storie che sono scritte nei libri di testo e quindi Altiero mi ha fatto questo onore che un... cerco di ricambiare, ma al di là del, diciamo, del, del ricambiare questo favore per me è veramente un piacere avere delle persone con la, con la sua conoscenza, con la sua passione che partecipano con noi e che contribuiscono sicuramente con noi. Quindi grazie Altiero di essere con noi questa sera. Grazie a te, grazie a voi tutti. E poi abbiamo, abbiamo Edoardo Orma in questa serata che sì, ovviamente avete ormai capito, si configura come una serata a, a, di stampo eh, campano. Abbiamo Edoardo che eh, è ormai eh, famoso fra i, i, i pseudo ricercatori delle pseudo verità storiche. Perché ne ha fatto quasi una professione con le sue serie televisive su, su Tv City, La Storia Oltre la Storia, a cui eh, diciamo sono stato invitato un paio di volte e mi ha fatto veramente piacere. E che ormai sono giunte alla quarta edizione, per cui direi che la sua popolarità ormai non, non ha bisogno di particolari presentazioni. Quindi grazie Edoardo di essere qua con noi questa sera. No, grazie Max per l'invito e saluto tutti gli ospiti e tutti quelli che ci stanno guardando. E poi siccome, diciamo, Edoardo mi ha dato anche una mano con la visibilità in tempi non sospetti, quando magari non era così semplice ottenere visibilità, trovo corretto anche dire, lui non lo sa, quindi adesso glielo dico un po' come sorpresa, che Edoardo oltre a essere... Un ricercatore, un conduttore e un disegnatore, e anche adesso uno scrittore, perché ha recentemente <ride> pubblicato il suo primo libro. Che se ce l'hai lì lo puoi sì. far vedere. No? Eh, sì, 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 ce l'ho qua, ma perché stavo facendo un'altra cosa. Eh, eh, sì, è un romanzo fondamentalmente che si chiama La ragazza che parlava alle stelle, eh, racconta la storia di una ragazza che viene rapita dagli alieni. Ma siamo nel 1906. E quindi c'è dietro tutta una storia che si collega chiaramente anche alla palestra nautica e tutti i racconti che ci siamo detti nel corso degli anni perché diciamo così mi, mi sembrava più bello eh, raccontare questi argomenti raccontandoli in un romanzo eh, e poi siccome a me piace molto il Novecento e nei miei disegni, come hai citato tu. Eh, io rappresento molto queste, queste tematiche, allora ho, ho, ho mixato tutto e, e vediamo come va. <ride> Grazie per la citazione. Ah, figurati, eh. è, un, è un piacere. Bene, interessante la data del 1906, eh, che secondo me conferisce eh, una certa solidità a degli argomenti che si fa sempre un po'. Mh, Diciamo fatica a, a gestire, no? Eh, invece il fatto che sia un argomento così, da una datazione così. Eh, sì, indietro, diciamo nel che tempo... è stato scelta perché sono capitate un po' di cose strane in quell'anno. Quindi originariamente quando ho pensato il libro volevo far coincidere queste, questi episodi, eh, soprattutto da un punto di vista geologico, il più grande, eh, di, diciamo, terremoto. A San Francisco è successo nel 1906 nello stesso periodo, eruttava qui il a Napoli, che ha fatto tanti danni, tanti morti, e poi, diciamo così, altri episodi, sempre da un punto di vista geologico che volevo diciamo così pian piano citare, e quindi è un libro simpatico. Insomma, vediamo <ride> come va. Bene. Bene, bene. Niente, allora, eh, che dire? Di cosa ci occupiamo questa sera? Beh, eh, diciamo che cerchiamo di, di finire il lavoro che abbiamo cominciato, no? dove abbiamo un pochettino preso in considerazione l'aspetto multidisciplinare di, queste ricerche, di questi studi, no? ricerche, sia mai, eh, e in particolare ci eravamo concentrati, se vi ricordate... Eh, Sull'analisi um, di quanto è accaduto alla flora e alla fauna del tardo Pleistocene, quindi il periodo in cui è accaduto questo cataclisma, per comprendere proprio le dinamiche di questo cataclisma. Quindi, questo era lo spirito che attraverso diverse portate, puntate, poi ci ha portato anche a, a già identificare delle cose veramente interessanti. Quindi sappiamo che. Si è trattato di un cataclisma planetario. Sappiamo che si è trattato di un, di un qualcosa che ha coinvolto eh, del, milioni e milioni di animali e eh, grandissime superfici del, del pianeta. Sappiamo che è un qualcosa che ha, ha avuto senz'altro a che vedere con fuoco e con acqua. Ma sappiamo anche che mh, è un qualcosa che ha avuto un impatto geologico proprio sulla geologia del pianeta. Incredibile perché abbiamo visto le, le tracce inequivocabili di uno spostamento dei poli, che poi dopo eh, debba essere spiegato nelle sue dinamiche, questo è un altro discorso. Ma le evidenze che eh, le latitudini eh, non tornino eh, con quelle che c'erano nel momento che ha preceduto il cataclisma è un'evidenza di una solidità, direi, inequivocabile. Quindi. Rimangono da definire i dettagli, ma il cosa è successo direi che è abbastanza chiaro, anche se sinceramente abbiamo lasciato da parte parecchie cose che, che non abbiamo detto. Quindi questo era un pochettino il riassunto delle, delle puntate precedenti. Io se avete delle domande possiamo partire da liste. No? Io ho visto un po' di domande che ci sono state, che sono arrivate... Eh, sui social che mi sono arrivate via email, questioni che abbiamo dibattuto nel nostro chat telegram eccetera e posso partire da quello come preferite voi? Avete qualche spunto o volete che parta io? Ma vai comincia tu così vediamo vai. un po' le tue slide. <ride> Ma la prima che vorrei eh, condividere era mh, una precisazione. Giustamente era stata fatta notare, eh, no. La precisazione era: insomma mi è stato detto che eh, lo smilodonte, quindi la tigre dai denti a sciabola, no? Eh, ricordami Serena, Diego, Diego, ecco. Come Diego, si della Dreamworks. Eh, non, sì, no, non pesava 100 kg come io ho sì. scritto. Sì, è vero, nel senso che. In realtà esistono diverse eh, razze di questa tigre dai denti a sciabola: la più piccola pesa 100 kg, la più grande arrivava fino a 350 kg. Va da sé che anche quella da 100 kg era già sufficiente per staccarti la testa con un morso. Quindi, diciamo che il, il concetto che si voleva passare è che non era un mondo in cui dominasse la cultura Clovis o l'uomo fosse. In cima alla piramide alimentare, come invece è oggi, è, è comunque, era comunque abbastanza evidente. Quindi diciamo che abbiamo corretto eh, questa imprecisione, eh, eh, però non cambia sostanzialmente la sostanza. Trovarsi uno di questi gattini, eh, che fra l'altro erano diffusissimi eh, perché ne sono stati trovati i resti. Un po' da tutte le parti e in numero incredibile, nonostante quello che è successo. Quindi, a conferma che la diffusione di questo tipo di predatori era tale che ipotizzare che il Clovis fosse il predatore principe è una sciocchezza, perché il Clovis era la preda, non il predatore. Eh, e quindi, e questa era una piccola precisazione che volevo fare. Ho trovato anche alcuni raffronti simpatici, tipo questo, dove. Si capisce che quando dicevo che ti staccava la testa con un morso, non è che lo dicevo per impaurire, cioè proprio la testa, dentro all'apertura alla, all mandibolare di questo simpatico felino, eh, ci stava e ci stava anche larga. Per cui eh, diciamo che ipotizzare che questo tipo di animali, eh, insieme a tanti altri, sia stato eh, estinto praticamente da questa caccia eh, spietata eh, che per qualche strano motivo eh, alle soglie di 12.000-13.000 anni fa eh, la civiltà Clovis ha scatenato è decisamente qualcosa che non, non, sta, non sta molto in piedi. Volevo farvi vedere anche eh, un paio di altre cose interessanti che ho trovato su questa fauna del Pleistocene. Una che eh, ho trovato veramente carina riguarda un altro di questi simpatici predatori, eh, l'orso Yogi, che sono stati sterminati diciamo, dai Clovis. Eh, qui abbiamo qualche uno dei, degli esemplari del, del, del moderno Yogi che si aggirava eh, per ehm, i, i territori dell'attuale Siberia i territori dell'attuale Nord America in quei tempi, quindi... Beh Insomma, stiamo parlando del più grosso, arriva a una tonnellata e mezzo e eh, sulle quattro zampe è più alto probabilmente della maggioranza di noi, quindi di questo stiamo parlando. Sono degli animali davvero spaventosi. Siccome magari non molti di noi hanno dimestichezza con gli attuali, tra eh, l'altro in piedi, come se vi ricordate, arrivavano a quattro metri e mezzo d'altezza, quindi un, un qualche cosa che. Eh, io personalmente faccio fatica anche ad immaginare, a pensare, è solo guardando questi raffronti di proporzione che mi rendo conto che il termine megafauna era più che mai appropriato. Eh, ho trovato questa, eh, questo diagramma che è molto interessante. Dunque, quello che vedete in basso è il teschio eh, completo di mandibole eccetera di un moderno Grizzly no? che nella, nella mente nostra il Grizzly è un animale è l'orso, quello spaventoso, quello cattivo, no? quello spietato. Ecco, fate un po' le vostre dovute proporzioni. Quello che è, vedete sopra è il teschio di uno di quegli orsi del tardo Pleistocene. Um, io personalmente non riesco a immaginare qualcuno che affronti un affare del genere con un, una lancia di solido legno e una punta di, di diciamo, tagliente eh, selce eh, eh, paleolitica. No? Quindi eh, direi che sono un po' delle, dei piccoli dettagli, ma che aggiungono un po' di ironia a, al nostro discorso della, della megafauna. Ce n'è ancora almeno uno che è molto interessante perché poi mh, forse ci darà lo spunto per parlare invece di un, di un grosso cambiamento eh, a livello ehm, geologico del pianeta e dopo vi racconterò il perché dico questo. Ehm, quello che vi volevo far vedere è un simpatico rappresentante della megafauna, ehm, Bambi in questo caso, quindi passiamo da Yogi a Bambi. Questo è un cervo gigante, il nome è Megalocero, sicuramente non sarà stato un animale particolarmente aggressivo, anche se io preferirei sempre non trovarmelo in campo aperto, un affare di questo genere. Ma vorrei far capire come il termine megafauna era veramente appropriato non soltanto per i carnivori, ma anche per gli animali vegetariani. Quindi c'era un gigantismo diffuso e un gigantismo diciamo estremo ne ho trovato qualche d'un'altra di queste foto che sono abbastanza carine guardate l'apertura alare delle corna di questo animale cioè, stiamo parlando di 3 metri e mezzo di larghezza delle corna quindi qualcosa di, di, di abbastanza spaventoso insomma 3 metri e mezzo è la lunghezza di una macchina già bella grossa eh, non piccolina Qui lo vedete riprodotto in un museo vicino a, a un ragazzo. Ce n'è ancora un'altra che è più impressionante. Questa è ancora più impressionante perché questo esemplare era decisamente gigantesco, enorme. Ecco, quello su cui volevo far riflettere era ehm, l'alimentazione di questi animali. Cioè, questi animali, io in questo caso non lo so stimare. Abbiamo fatto una stima su la quantità di vegetali di cui aveva bisogno un, mam un mammut, che se vi ricordate stavamo parlando di più o meno 500 kg di vegetali freschi al giorno, moltiplicato per decine di milioni di esemplari. Quindi ogni giorno c'erano decine di milioni di mammut che mangiavano mezza tonnellata di vegetali a testa. Ma non c'erano solo i mammut, c'erano anche questi signori qua che se non ne mangiavano mezza tonnellata, qualche centinaio di chili li mangiavano di sicuro, perché altrimenti... L'apporto calorico basso diciamo de, dell'erba dei vegetali non avrebbe potuto sostenere una macchina biologica così poderosa. Quindi erano dei piccoli dettagli interessanti perché dico che ci offrono spunto? Eh, dico che ci offrono spunto perché bisognerebbe, bisognerebbe capire due cose: uno com'era possibile che <coughs> allora l'ambiente fosse talmente rigoglioso da sostenere una, una fauna così vorace. Cioè, come era possibile? Voi, voi immaginatevi qualche milione di mammut che mangiano mezza tonnellata di vegetali al giorno, cioè dovrebbe succedere quello che succede se liberi le capre in giardino, che dopo 3-4 giorni si sono mangiati anche la rete di recinzione, no? Cioè, il deserto totale. Eppure questi animali hanno prosperato fino a diventare veramente diffusissimi, milioni e milioni di esemplari per qualche milione di anni. Quindi l'ambiente era di una, di una diciamo, prosperosità eh, bah, difficile da immaginare. E poi c'è un secondo punto, questo gigantismo non è più tornato, quindi deve essere successo qualcosa che ha eh, tolto parte di quella prosperità all'ambiente che aveva permesso questo gigantismo. Cioè anche, anche gli esemplari che sono in qualche maniera sopravvissuti per esempio in Nord America il, il buffalo è sopravvissuto stavo dicendo che eh, bisognerebbe capire per quale motivo questo gigantismo diciamo no, non è più presente quindi il buffalo per esempio che si è salvato è una versione miniaturizzata del, di quelli che erano presenti durante il Pleistocene quindi sembrerebbe che l'ambiente sia stato in qualche modo modificato, non era più in grado di sostenere questa cosa. Quindi sono di nuovo indicazioni che, come vedete, eh, l'aspetto biologico eh, eh, ci dà, eh, ma eh, ci parla di quello che potrebbe essere successo al, all'aspetto, diciamo, geologico del pianeta, e sono considerazioni estremamente interessanti. Anche il fatto dell'ambiente di cui stiamo parlando, la zona di cui diciamo parliamo in cui questi milioni di animali si sono evoluti e si sono sviluppati perché è proprio a ridosso della calotta volare. Ah Stattuale. sì, questo, è, questo è, è, una, è un altro è un altro punto estremamente smart. Eh, si nota eh anche questa dicotomia no? avevamo un'estesa calotta due estese calotte glaciali e avevamo allo stesso tempo milioni di animali estremamente voraci e quindi sicuramente una vegetazione molto prosperosa e diffusissima quindi è come se si passasse dal, dal freddo glaciale dell'artico di oggi si passasse alla foresta amazzonica quindi c'era una dicotomia e questo è un punto Fondamentale. A questo punto, potremmo direi andare avanti su questo filone, perché è una dicotomia che è strana, è, è troppo, è troppo marcata per essere, eh, diciamo, trascurata. Perlomeno, questa è la mia personale opinione. Ci dà un'indicazione precisa su quello che potrebbe essere successo. Ma allora, se siete d'accordo, visto che è uscita, non avevo dubbi che sarebbe arrivata la domanda, direi che si potrebbe proprio partire di lì, perché io ci avrei qualche slide in proposito che è, eh, personalmente ritengo interessante. Quindi la, la domanda, ripeto, che io m, mi, mi faccio come prima è, la prima domanda è perché erano mega? Perché in natura non è che eh, la natura, l'evoluzione naturale produce una serie di giganteschi animali a caso se lo produce è perché le condizioni ambientali lo permettono altrimenti la natura non lo, non lo permette perché le regole sono abbastanza rigide in tal proposto eppure non, eh, non ci sono dubbi su questo cioè che, che allora ci fosse un gigantismo diffuso è fuori da ogni dubbio ed è un qualcosa di noto ormai da secoli, questa è una frase che ho preso da un libro del 1800, giusto per dire, quindi non è sicuramente una scoperta di adesso. Si potrebbe fare due ipotesi insieme, giusto per partire la discussione. Concentriamoci per esempio sul Nord America, ma non necessariamente debba essere Nord America, ma direi che il Nord America è molto più facile da analizzare, perché? perché avevamo una calotta glaciale o quantomeno due parti di una calotta glaciale estesissima e abbiamo visto anche stranissima perché mentre il nord america era ghiacciato l'artico era temperato ed era libero dai ghiacci quindi era una calotta che si posizionava nettamente più a sud di quella che è oggi diciamo l'area che identifichiamo col circolo polare artico abbiamo anche visto che diciamo Ragionevolmente possiamo ipotizzare che il Polo Nord, nel momento di inizio del grande cataclisma, si trovasse nella zona della Baia di Azzon. Per cui, stiamo parlando di un Polo Nord che 13.000 anni fa stava giustamente al centro di questa grande calotta glaciale. Perché le calotte si formano al Polo Nord, non esiste che una calotta si formi da un'altra parte. Non esiste anche il concetto della, tel, della Terra fatta a fiocco di neve, no? a palla di neve, perché una delle spiegazioni può essere che era tutto ghiacciato, per cui se era tutto ghiacciato eh, il Polo Nord lo metti un po' dove vuoi. No, perché se fosse il pianeta completamente ghiacciato eh, non si riuscirebbe a spiegare come quei ghiacci si sono formati, perché per formarsi una calotta glaciale deve innanzitutto nevicare. Ma per nevicare ci devono essere delle precipitazioni nevose, quindi ci deve essere dell'umidità nell'atmosfera e deve far freddo. Ed è la prima che ci dice che non poteva essere una palla a fiocco di neve, perché l'unico modo per esserci umidità nell'atmosfera per diversi migliaia di anni fino a formare una calotta di quel genere, da qualche parte sul pianeta ci doveva essere un clima temperato che faceva evaporare l'acqua dei bacini. Per cui se tutto il pianeta fosse una palla di ghiaccio non si potrebbero spiegare le, eh, le calotte glaciali. Quindi se da una parte si sviluppa una calotta glaciale, da qualche altra parte nel pianeta ci deve essere comunque una fascia di clima temperato e ci sono mille modi di dimostrare questa cosa. Un'altra è la sopravvivenza nell'arco dei milioni di anni dei coralli i coralli muoiono con temperature sotto, credo, i 24 gradi o qualcosa del genere, siccome i coralli, ce l'abbiamo ancora oggi, sono passati indenni da diversi ehm, diciamo, periodi glaciali, questa è l'ulteriore dimostrazione che da qualche parte c'erano dei mari ancora temperati, dove questi animali eh, sono riusciti a sopravvivere. Quindi la fotografia era questa, un'estesa calotta glaciale e un polo nord in quel punto. Da un punto di vista però della flora e della fauna, avevamo proprio a ridosso, perché le abbiamo trovati lì, proprio a ridosso di questa calotta glaciale, avevamo giganteschi erbivori di ogni genere. Quindi avevamo mastodonti, avevamo mammut, credo ci fosse una dozzina di esemplari di proboscidati di quelli da 3-4-500 kg di, di vegetali al giorno che abbiamo trovato ovunque. Abbiamo trovato mega cervi eh, Grossi come un, un, un furgone da traslocchi di oggi. Abbiamo, eh, sappiamo che c'erano dei, dei, dei bufali che erano tre volte più grossi dei bufali attuali, che già sono tutt'altro che piccolini e sono tutti animali erbivori, che per, per cui insomma si cibavano di enormi quantità di vegetali. C'erano anche i nostri simpatici Sid, quelli. Uh, alti 5 metri no? tapiri, uh, e ne ho messi solo alcuni. Era un mondo estremamente affollato ed era estremamente affollato soprattutto di erbivori che poi alimentavano anche i carnivori in cima alla piramide alimentare. Ed era anche un mondo un po' compresso, se volete. Perché voi prendete, per esempio il, il Nord America come avete adesso: metà del Nord America, tutto il Canada e buona parte del nord degli Stati Uniti. Stava sotto una coltre di ghiaccio, quindi stava eh, in quello che abbiamo giustamente definito il circolo polare artico di allora, quindi tutto immediatamente sotto si concentrava tutta questa serie di animali che mangiava a più non posso eh, tutti i giorni. Com come si può spiegare una cosa di questo genere? Perché l'indicazione è molto forte, è molto forte l'indicazione che ci dà da un punto di vista planetario. Io un'idea l'ho buttata lì, in, negli dei del diluvio. Eh, si può provare questa idea, ma direi provare eh, nel senso di eh, essere al 100% sicuri che sia andato così? No, assolutamente no. Ma le evidenze sono veramente tante, sono veramente tante e notevoli. Eh, quale può essere l'idea? L'idea può essere. Eh, Innanzitutto queste cose, fra l'altro, sono confermate nei miti. Se vi ricordate, questo era il mito degli indiani del nord del Canada che parlavano della coda della cometa che si era avvicinata alla Terra. Ma se vi ricordate, dicevano anche una cosa interessante, ma le cose andavano male. Gli uomini di medicina dissero a tutti di prepararsi, le cose della natura erano sbagliate sulla Terra. Tutti questi grandi animali stavano facendo a pezzi gli alberi. Quindi ci hanno confermato anche nelle loro poche parole che questi animali, insomma, dove passavano non crescevano più neanche le pietre, nel senso che c'erano una fame che erano peggio dei clovis. Per cui, ehm, quest questa ricostruzione che abbiamo appena fatto è confermata ancora una volta anche dai miti. Qual è una possibile idea che spiega eh, queste cose? Beh, innanzitutto sappiamo che, eh, per esempio,. Le stagioni eh, che noi viviamo su questo pianeta sono il frutto dell'inclinazione dell'asse terrestre. Noi adesso ci stiamo addentrando eh, nella fase fredda perché siamo nella parte destra, noi siamo in alto, quindi l'emisfero boreale, e siamo nella parte destra. Quindi l'inclinazione dell'asse terrestre fa sì che non siamo più colpiti perpendicolarmente dai raggi del Sole che quindi vengono diciamo, deviati e non riusciamo più a assorbire tutta l'energia eh, che il nostro Sole ci dona come in estate quando veniamo colpiti più perpendicolarmente e quindi diciamo, viviamo la nostra parte eh, della stagione fredda. Ora, tanto più quell'asse terrestre è inclinato e tanto più le stagioni sono estreme, quindi vuol dire tanto più l'inverno alle nostre latitudini è freddo e l'estate diventa calda. Eh, tanto meno quell'asse terrestre è inclinato e tanto più le stagioni sono omogenee. Quindi diciamo noi, per esempio, vivremmo eh, alle nostre latitudini una sorta di eterna primavera. No? Ci sarebbe sempre più o meno lo stesso clima. Questo, fra l'altro, mi, mi fa venire un altro spunto. Qualcuno ha ipotizzato che eh, questi animali, questi milioni di mammut, per esempio, per sopravvivere durante la stagione invernale emigrassero a sud. Ora, già il migrare a sud, a sud troviamo la strettoia, quindi troviamo il Messico e poi arriviamo a Panama. Quindi non so, facendo due Faccio calcoli, via. se, se c'è abbastanza terra per consentire una migrazione di tutti questi milioni di giganteschi animali per spostarsi più a sud e sfuggire all'inverno che, che arrivava e per poi ritornare dopo. Quindi questa storia delle migrazioni, a parte che non trova nessuna conferma nei resti, è un qualcosa che già da sé non sta in piedi. No? Per cui fa venire in mente un'altra cosa: che non solo eh, è cambiato qualcosa di geologico, è cambiato qualcosa anche nel ciclo delle stagioni. Perché se noi ipotizziamo che le stagioni allora fossero uguali, ci avremmo il problema di come questi animali a ridosso del, dell'allora circolo polare artico potessero trovare tutte quelle quantità di vegetali incredibili durante l'inverno. È una cosa che mh, lascerebbe non pochi dubbi, quindi anche le stagioni sono state toccate. Ora, qual è l'idea? Beh, l'idea è che se eh, per esempio l'asse terrestre fosse stato molto meno inclinato di quanto è oggi, oggi è un po' più di 23 gradi, Diciamo, se fosse stato estremamente meno inclinato, non dico proprio verticale al piano dell'ellittica, ma inclinato di pochi gradi, questo avrebbe eh, comportato alcune differenze fondamentali. La prima è che non ci sarebbero state delle stagioni significativamente percepibili, perché anche, per esempio, nel nostro caso, adesso che siamo in inverno, saremmo colpiti in maniera più diretta dai raggi del sole. Per cui sostanzialmente vivremmo quella che vi ho detto essere un'eterna primavera e questo già ci toglierebbe il problema della migrazione di questi animali dalle, dalle scatole perché eh, se la stagionalità rimane costante e eh, se il clima è favorevole al crescere della vegetazione lo è per 365 giorni all'anno quindi questo è il primo punto che è stato smarcato ma in realtà eh, ci aiuterebbe a smarcarne un altro perché? Perché l'inclinazione dell'asse terrestre è quella anche che poi ci va a definire le fasce climatiche. Un'inclinazione meno marcata dell'asse dell terrestre renderebbe queste fasce climatiche eh, più estreme. Mi spiego meglio, per esempio, i due poli terrestri. Eh, sarebbero estremamente freddi sarebbero delle zone estremamente fredde innanzitutto vivrebbero nel pressoché buio totale tutto l'anno perché oggi eh, diciamo l'inclinazione dell'asse è quella che garantisce qualche mese di luce al, al polo no? altrimenti così sarebbero sempre quasi nel cono d'ombra per cui avrebbero sempre una, una luminosità poco diffusa molto poco diffusa e quindi sarebbero delle zone molto fredde, molto fredde, non avrebbero, non vivrebbero un'estate, cioè la zona polare sarebbe in un eterno inverno artico. Le nostre zone, le nostre latitudini e le equivalenti nel, nell'emisfero australe sarebbero delle zone sempre temperate con una stagionalità veramente ridottissima, quindi che dove la differenza tra l'estate e l'inverno sarebbe veramente minima, con un impatto comunque minimo sulla vegetazione. E la zona tropicale sarebbe più o meno sempre la stessa perché già oggi la zona tropicale e la zona soprattutto equatoriale ha più o meno sempre la stessa esposizione. Quindi, questo ci permetterebbe anche di ipotizzare che questa dicotomia di cui eh, Serena ha evidenziato il caso, cioè il fatto che ci trovavamo un'enorme calotta glaciale e subito al di sotto ci trovavamo una zona sicuramente temperata che favoriva la crescita e la proliferazione della, della vegetazione che poi sosteneva questa megafauna, tornerebbe tutto abbastanza bene. Avremmo questa dicotomia più marcata rispetto ad oggi perché mancano sostanzialmente le stagionalità. Quindi questo asse meno inclinato potrebbe, potrebbe eh, ragionevolmente fornirci delle spiegazioni. Avete qualche commento? Una sì, volevo dire una cosa, Max. Questo ci fa pensare anche che a memoria d'uomo ci sia questa abbondanza. Se pensiamo per esempio al giardino, il Ganeden, eh, dove c'era abbondanza di cibo, di alberi, di frutti, o mi viene in mente anche il mito di Atlantide, dove è la stessa cosa, cioè c'era comunque molta abbondanza di cibo, non avevano assolutamente questo tipo di problema. Se guardiamo questa cartina, eh, entrambe le zone... Eh, erano nella fascia eh, temperata boreale quindi dove c'era questo clima eh, favorevole affinché non ci fossero le stagioni, e tutto l'anno c'era un'abbondanza di cibo. Questo l'abbiamo visto nei miti, nella storia della Bibbia, eh, quindi sì. volevo. Eh. Tra l'altro è fatto venire in mente, che me ne vengono in mente degli altri, di miti. Per esempio il mito dell'età eh, dell'oro, no? in cui sembra che fosse un periodo dove l'umanità viveva serenamente, senza faticare, senza necessariamente spaccarsi la schiena per la mera sopravvivenza. Beh, una delle interpretazioni potrebbe proprio essere quella che l'ambiente era talmente favorevole che non c'era la necessità in fondo di, di zappare un campo per portare a casa un po' di cereali e sopravvivere all'inverno, non c'era la necessità disperata di coprirsi o, o di ripararsi dal freddo, insomma era un vivere... È un po' se vuoi eh, la differenza che vediamo oggi, per esempio, tra la cultura mediterranea e quella nordica, è fatta sostanzialmente dal clima, cioè eh, chi abitava qualche migliaio di anni fa, le rive del Mediterraneo, insomma, sopravviveva in maniera meno ostica di quello che dovevano fare i nordici, per cui chiaramente ha sviluppato anche un tipo di cultura diversa. Ecco, si potrebbero pensare a queste cose del genere, per cui l'età dell'oro, per esempio, a me fa molto venire in mente anche una sua interpretazione in questo senso. Ce n'è anche un'altra che mi viene in mente, lo sviluppo dell'agricoltura casualmente Subito dopo questo grande cataclisma, perché ah. prima l'uomo non ha sentito il bisogno di sviluppare l'agricoltura, è strana questa cosa che in 300.000 anni, soltanto 10.000 anni fa l'uomo abbia deciso eh, o sia riuscito a sviluppare l'agricoltura, soprattutto se è partito da un'agricoltura diciamo che si basava più sul raccoglitore che sul coltivatore, no? Perché non l'ha fatto prima questa cosa? Non l'ha fatto prima perché non aveva bisogno di farlo prima, perché prima era talmente favorevole il clima che quando avevi fame ti fermavi, raccoglievi un frutto, la bacca, insomma, quello che la natura ti metteva a disposizione in, in maniera abbondante, talmente abbondante che insomma, ha generato una megafauna. Quindi a me sembra che ci sia tutta una sua logica e che come sempre i tassellini e viceversa non saprei bene come combinare perché non saprei rispondere a quelle domande in questa maniera mi sembrerebbe che potrebbero anche andare a posto abbastanza bene non so cosa ne pensiate eh, se posso fare solo una, una domanda eh, lascia questa slide mi piace questa, questa slide allora tu hai messo in questa slide chiaramente l'asse terrestre quindi polo nord sulla parte alta, eh, no? eh, nelle slide precedenti è fatto vedere eh, come ipoteticamente, nel lontano uh -huh. passato, in America il Polo Nord doveva essere posizionato eh, al centro dell'America del Nord, mi sembra, giusto? Sì, infatti, eh, da questo punto di vista è un'imprecisione. Io ho usato chiaramente un, un... Un mappamondo così come è oggi, o semplicemente sì, è cambiato sì, sì, sì. Quindi, se noi spostassimo praticamente su questa uh, ipotetica pianeta, lo rotassimo affinché il polo arrivi, dovesse arrivare sul, uh, sull'America, la zona temperale chiaramente si dovrebbe incurvare uh, rispetto a quello che vediamo adesso, di, di una certa gradazione che chiaramente. Questo farebbe sì. cambiare un po' tutte le, le fasce equatoriali. Mentre se, esatto. se mi potresti tornare sulle slide, quella là dell'America, dove si evidenzia proprio il Polo Nord, eh, volevo giusto capire, l'hai messa tu questo il, il centro oppure è, è attraverso gli studi che... Eh, sono è attraverso, gli studi. È attraverso sì, gli studi. Perché eh, mi sembra strano, cioè nel senso che... Eh, vedendo il punto Polo Nord e questa cordigliera ice sheet sulla sinistra, è una distanza particolarmente significativa che non coincide che se, se fosse tutto a, a circolare. Eh, dovremmo, sì, capito, trovare, però... dovremmo trovare il pollo tutto il, il, il ghiaccio anche molto più sotto rispetto a quello sì. non so se ho reso l'idea no no hai reso assolutamente l'idea ed è un, un abbiamo una slide uh, che immagino uh, eh, Serena e Filippo si ricordano adesso la sto cercando no, io non mi ricordo dove l'ho messa eccola qua ecco, esatto. l'abbiamo trovata questa in questa diciamo ricostruzione eh, il ragionamento è stato questo edoardo il ragionamento è stato partendo dall'idea che 13.000 anni fa il polo nord si trovava qui quindi nella baia di Hudson, ed è un'idea che è sostanziata, permettimi di dire da, da delle evidenze solidissime, ma veramente solidissime, ragionando eh, in questo caso, facciamo un'ipotesi, ovvero che il, il circolo polare artico sicuramente era un circolo, come giustamente dici tu, e aveva le stesse dimensioni dell'attuale circolo polare artico. L'ho ridisegnato in blu partendo da quel cerchio. Okay. E come vedi, come vedi, questa è l'area coperta. Ora, facendo. Un altro paio di ragionamenti eh, nel libro e nelle altre puntate: casualmente eh, si dimostra proprio con ricerche scientifiche, eccetera. Per esempio, che l'Alaska era libera dai ghiacci e infatti esatto. l'Alaska sta fuori dal circolo polare. Era Africa. proprio il ragionamento che... che volevo esatto: si dimostra che il nord della Groenlandia e l'isola di Baffin, alcuni punti, nell'isola di Baffin, erano liberi dai ghiacci. Si dimostra che tutto l'oceano artico era libero dai ghiacci, ma soprattutto si dimostra che tutto il nord della Siberia era libero dai ghiacci. Tant'è vero che era popolato da milioni di mammut che non potrebbero vivere chiaramente in Siberia. Quindi tutto sembra tornare. Anche la parte, diciamo, est, perché qua trovavamo invece tantissimo ghiaccio? Beh, perché dovete ricordarvi che qua abbiamo la cordigliera. quindi faceva molto più freddo perché stava a 2.000-3.000 metri di altitudine quindi i ghiacci si sono formati comunque anche se era leggermente fuori dal circolo polare artico quindi il tuo ragionamento era giustissimo ma direi che tende a, a tornare nel momento in cui si dà per buono che le dimensioni del circolo polare artico fossero le stesse e non vedo perché non, do, non dovremmo prenderla come una ragionevole ipotesi me la sono cavata No, no. era una, è una un osservazione ed era un'osservazione molto secondo me molto coerente per cui io non mi trovo assolutamente allineato con questo punto questo punto Provo Max, a fare, no un... no no finisci per la ma... eh, no 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 io facevo no riflessione quindi in realtà giusto per ricostruire a me stesso un certo ordine mentale in merito alla successione di eventi che possono essere realizzati, questa tua ricostruzione, questo tuo studio, eh, tende a dire quindi che c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre a seguito dell'evento cataclismatico, giusto? Sì, ehm, tende a dire che ci sono delle buone evidenze per ipotizzare che tra le varie cose che sono successe... Ci potrebbe essere stato anche un cambiamento dell'inclinazione dell'asse terrestre, lo, lo ripeto proprio bene, tra le varie cose che sono successe, ci potrebbe essere anche un cambiamento dell'inclinazione dell'asse, non solo, perché non spiega tutto. Mi, mi spiego meglio: un cambiamento dell'asse terrestre, dell'inclinazione dell'asse terrestre, non spiega perché la Siberia allora era in una, a una latitudine e oggi è a un'altra latitudine, cioè spiega la stagionalità spiega la fascia climatica, ma non la latitudine. Cioè Se Come si stai cambia l'inclinazione dell'asse terrestre, la latitudine che hai è la latitudine che ti tieni. Non so se mi sono spiegato. Sì. Come Bono non spiega, per esempio, alcuni fenomeni che riguardano la stessa Tiawanako. No, cioè, oh, certo, assolutamente hai si ragione. È possibile che si sia verificato quindi anche una mobilità delle placche tettoniche della crosta terrestre, che ci sia stato uno spostamento anche di questo successivo contemporaneo precedente a questo evento, sempre a seguito di questo evento cataclismatico, e che è quella cosa che viene riportata anche da alcuni miti. Tu ne hai citato uno nel tuo libro uh, I dei del Diluvio. Adesso non riesco a ricordare come lo hai definito questo mito, uh, la storia dei dieci non so che. Ricordi questa cosa che hai descritto in cui sì. appunto, si descrive questa enorme, improvvisa eh, modifica geografica del de, de, territorio dove viveva questa popolazione, che si sono trovati improvvisamente in un altro luogo. Puoi ricordarci esatto, questa è, storia, è, è, esatto, Altiero. È, è un, altro, un altro spunto fondamentale eh, che non va confuso. Con quello di cui parlavamo adesso, che è una variazione dell'inclinazione. Qui stiamo parlando di, dello, della mobilità dei poli, quindi di un polo nord che stava nella baia di Hudson e oggi sta nel mezzo del, dell'oceano eh, Artico. Eh, e prima abbiamo visto che stava a largo delle coste norvegesi. Quindi questa mobali, mobilità non implica una variazione dell'inclinazione dell dell'asse terrestre, al contrario implica. Uno scorrimento, uno spostamento delle terre fino a quale profondità non si può dire, ma indica, diciamo, un, un, un cambiamento, uno spostamento rispetto all'asse delle terre. Per cui il polo eh, che a un certo punto era nella baia di Hudson di sicuro, oggi ce lo troviamo a 2500 miglia di distanza, nel mezzo del mar siberiano. I miti come sempre casualmente eh, confermano queste visioni tu hai citato eh, il mito credo che si chiami il mito dei, dei sette steli mm, ho trovato anche la fonte e l'ho diciamo riportata è un, è un mito cinese che nella buona sostanza dice che svegliandosi al mattino si sono ritrovati molto più a nord cioè quindi questa, questa zona della Cina svegliandosi al mattino quindi Cosa vuol dire svegliandosi al mattino nel linguaggio dei miti? Vuol dire che non è una roba che ci ha messo qualche migliaio d'anni, vuol dire che è una roba che è successa rapida, poi dieci anni, cinquanta anni, un secolo. Questo non lo possiamo dire. In non realtà, da quello che abbiamo visto, noi si tratta di ore. Eh. Eh, L'abbiamo toccato già in abbondanza questo argomento, però. Vuol dire che quelle zone si sono spostate più a nord. Fra l'altro lo stesso spostamento più a nord di quelle zone della Cina torna con il ragionamento fatto dello spostamento dalla Baia di Hudson, perché se uno fa scorrere la buccia della, della palla a terra, casualmente torna tutto. Ma è pieno di questi miti. Eh, ce n'è un altro, sempre cinese, che dice che mutarono le orbite dei pianeti e delle stelle. Ora, questo mutamento è relativo, in realtà non sono le orbite dei pianeti e delle stelle che mutarono rispetto a questi osservatori, è la loro posizione inerziale che è mutata, quindi gli si è spostata la Terra sotto i piedi e quindi loro non hanno più visto lo stesso cielo. Mm? Ne troviamo tanti di, di questi miti, eh, che spiegano molte di queste cose e yeah. secondo me che spiegano anche di più eh, di queste cose. E riallacciandomi proprio ai miti, perché tu sai che io... Questa mia piccola associazione mi interesso principalmente dei miti e di come essi siano stati tramandati lungo la tradizione sin dalla, da tempi antichissimi. Eh, tu pensi quindi che possa esserci una correlazione tra l'evento cataclismatico di cui stiamo parlando e il numero 7. È una domanda ed è una risposta nello stesso tempo. Perché io per esempio. E ovviamente tu ne sei perfettamente al corrente. Ho trovato in moltissimi miti la ripetizione continua del numero 7, no? E questo numero 7 potrebbe rifarsi a un problema di natura astronomica. Eh... E che ritroviamo eh... nella, nelle raffigurazioni di molti miti, dai 7 a Pcallu, eh, il cui ultimo dopo il diluvio universale, eh, Gabriel. Fu l'ultimo dei cosiddetti eh, semi divini fino al mito di Mitra: no? del serpente con le sette costellazioni, il codice, il codice Dresda, eh, i sette risci. E via discorrendo. Cioè, il numero 7 potrebbe avere una, una. Vorrei che lo dicessi tu: se veramente credi che sia così, o lo pensi o l'hai pensato, Beh, non, ma, io, analogia... come, fa, come faccio a dissentire da quello che stai dicendo? Non potrei proprio assolutamente sì, È, è, uno, di, è uno di quelle parti della nostra vera storia che è. Nascosto ma nascosto per modo di dire perché cioè ci vuole veramente pochissimo a, a capire queste, questa cifratura elementare che è stata fatta dalla nostra storia all'interno dei numeri o delle parole chiavi che poi trovi in un mito che delle volte in 20 parole deve descrivere una cosa di questo genere. Quindi necessariamente diciamo cela in delle verità complesse in una singola parola. Quel numero 7 è un chiaro riferimento a una costellazione, che sono le Pleiadi, che sono da sempre al centro dell'attenzione, dei miti, delle venerazioni, direi dei timori delle popolazioni di ogni cultura, e sono sempre state delle osservate speciali proprio perché... Da quella direzione arrivò la causa cosmica che eh, diciamo, generò il cataclisma di cui, di cui siamo stati vittime purtroppo tutti noi come umanità eh, poco meno di 13.000 anni fa. Quindi i, i, quando si trova il numero 7 che poi però può avere anche sicuramente altri significati, per esempio il numero 7 è un numero molto importante quando si parla secondo me della fisica di questo creato perché eh, ha un, dei riferimenti molto importanti, i sette colori, le sette note, insomma ci sono diverse cose che si potrebbero dire. Però nel caso, diciamo per esempio, dei miti, della storia, eh, di tutte le culture, il numero 7 è un chiaro riferimento cosmico alle cause o perlomeno alla direzione di quello che è stato il grilletto, e qui la spiegherò un po' meglio magari stasera, il grilletto che ha dato via a questo enorme cataclismo. Quindi sono assolutamente d'accordo con, con questo spunto. C'era eh, una cosa che volevo ancora raccontarvi. Mmh. Questo cambiamento dell'asse, diciamo, prendiamolo per un secondo per buono, un cambiamento dell'inclinazione della, dell dell'asse, prendiamolo per un secondo per buono, abbiamo qualche riscontro nei miti, per esempio, Altiero, di questo cambiamento dell'asse, oltre a quelli che abbiamo citato? Beh, non abbiamo qualche riscontro. C'è cioè, qualcuno che ci ha scritto eh, un saggio che è diventato un best-seller, eh, mondiale e, e, e plurigenerazionale eh, perché ci sono talmente tanti riscontri nei miti ma vedremo non soltanto nei miti che eh, quelli che sono venuti prima di noi questa cosa la conoscevano benissimo siamo noi che come sempre la stiamo riscoprendo adesso a cosa mi riferisco mi riferisco eh, per esempio al fatto che ehm, è abbastanza evidente che concetti complessi eh, di, eh, di astronomia, come la precessione degli equinozi, fossero di dominio pubblico già migliaia e migliaia di anni fa. Cioè, la precessione degli equinozi, che è per metterla in maniera semplice, l'asse terrestre a cui, intorno al quale la, ruota, la, la Terra ruota velocissimamente. Non è fermo, non punta sempre nella stessa direzione. A sua volta lui ruota, quindi oscilla così. Ho trovato un paio di animazioni che ve lo fanno vedere molto bene. Quindi oscilla, eh, diciamo, questo asse. Noi ci giriamo intorno, ma lui oscilla e ce ne accorgiamo perché col passare dei secoli il cielo che noi vediamo cambia. Quindi facciamo una graduale e lenta, molto lenta rotazione, eh, diciamo. Di, eh, di tutti i segni eh, zodiacali perché vediamo delle costellazioni diverse col passare del tempo è una sorta di orologio cosmico perché è un qualche cosa che per esempio ci ha aiutato a datare molti eh, monumenti megalitici no? perché riusciamo a ricostruire dall'allineamento o quantomeno dalla mancanza di allineamento del monumento di oggi di quanti gradi lui è sfalsato riusciamo a capire quando quel monumento era allineato Visto un po' più da vicino, si capisce molto bene. Noi viviamo su un qualche cosa che è tutt'altro che un, un oggetto fermo, come lo percepiamo noi, stando seduti adesso sulle nostre sedie. Cioè, ogni tipo di moto immaginabile è possibile. Gira a una velocità spaventosa. Uh, pensate che se voi. Um, Foste all'equatore in questo momento, la velocità tangenziale a cui vi muovete a causa della rotazione della Terra intorno al suo asse è di circa un po' più di 1600 km all'ora. 1600 km all'ora. Voi immaginatevi cosa vuol dire viaggiare su un aereo supersonico a 1600 km all'ora e, per esempio, frenare di colpo. Da un punto di vista inerziale, cosa vuol dire? Cosa vuol, dire? vuol dire che, vuol dire che uscite dal finestrino dell'aereo e vi ritrovano qualche migliaio di chilometri più avanti, prima che avete esaurito l'inerzia che avete. Ora immaginate quindi quali sono le energie che sono entrate in gioco in quell'enorme cataclisma. Non è l'energia del meteorite che è spaventosa, il meteorite è stato il grilletto. Che ha fatto esplodere la carica di dinamite, ma la dinamite è l'energia stessa del pianeta. Quindi è sbagliato il concetto di dire non può succedere perché il meteorite non ha abbastanza energia, vuol dire non aver capito la dinamica di quello che è successo. Vado avanti eh, che voglio finire questo pezzo. La precessione delle equinozi è un qualcosa di particolare perché è un movimento che qui è acceleratissimo, ma in realtà è molto lento. Si sposta di un grado ogni 72 anni. Per cui nell'arco della vita di un uomo tu non te ne accorgi di questa variazione e già quello dovrebbe far venire un mucchio di dubbi. Com'è che tutti lo sapevano? Cioè, se nell'arco della vita di un uomo si sposta di un grado, quindi devi mettere insieme a occhio nudo per notare un minimo di variazione, mi volete passare che noti almeno 15 gradi di variazione, se no non te ne accorgi perché più o meno le stelle sono sempre lì? Mi eh, ci vogliono un po' di anni, c'è di no qualcosa che non torna lì, però passiamola un attimo. Eh, un giro completo lo fa in 25.772 anni, quindi ritorni allo stesso cielo ogni 25.772 anni. Allora, secondo la storia accademica, è stata scoperta la precessione da Ipparco da Nicea, credo qualche anno, un secolo prima di Cristo. In realtà boom, ci sono un po' versioni diverse. Si pensa che già due secoli prima era stato e l'avesse scoperta eccetera in realtà è, era di dominio pubblico molto prima quindi loro secondo me l'hanno semplicemente letta 99 su 100 in qualche papiro della biblioteca di Alessandria, perché questa cosa era di dominio pubblico perché dico che era di dominio pubblico ma perché lo, lo sappiamo lo sappiamo molto bene che era di dominio pubblico e ce l'hanno raccontata due eh, i cercatori, eh, che sono quelli che hanno scritto, diciamo, questo best sellers nel eh, 1969, se sì, ricordavo bene, che sono eh, un uomo e una donna, Sant'Iana e von Deschend, hanno scritto Il mulino di Amleto, che è un'opera che non può mancare, diciamo, per chi come noi cerca nelle pieghe della storia e nei miti quello che è successo. Che c'entra Amleto e che c'entra il mulino con tutto quello che ho detto adesso, la precessione e tutto il resto? Beh, insomma, i mulini erano un modo figurato di rappresentare la macchina, diciamo, planetaria, quindi le, i, i moti rotazionali eh, intorno a un'asse erano spiegati con l'esempio del mulino e... Ehm, sono stati raccolti, eh, diciamo, da questi due ricercatori in questa opera che ha veramente squarciato l'oscurità in cui brancoliamo ancora oggi tutti i giorni quando si parla del nostro passato. Ehm, questi mulini, eh, con le loro asse, rappresentavano in buona sostanza la rotazione terrestre intorno all'asse. La particolarità è che in tutti in tantissimi miti che loro hanno raccolto di ogni cultura, di ogni genere un po' come abbiamo già visto succedere per il diluvio come abbiamo visto succedere per, per tante altre eh, tradizioni l'adorazione per l'oro eccetera parlavano di un mulino sfortunato in cui l'asse si è rotto, si è rotto. Mm. io sento dell'eco ecco sì, provate magari a mettervi in muto e poi quando avete una domanda vi togliete dal muto. Quindi loro parlano di questi mulini sfortunati, uno dei quali eh, diciamo, è, è quello eh, che dà il titolo, dove sostanzialmente l'asse terrestre, poi chiamato in tanti modi, l'albero a cui intorno ruota il pianeta, cioè, si rompe. E questo si rompe ovviamente non vuol dire che si rompe, vuol dire che cambia, che cambia posizione. Quindi, non solo qua si conosceva cos'era la precessione terrestre, perché in tutti questi miti vengono riportati i numeri della precessione terrestre: quel numero 72 o i suoi multipli o le combinazioni del numero 72. Casualmente sono i numeri che si ritrovano. Nei miti, nelle misure dell'architettura megalitica, si ritrovano ovunque, quindi è, è sì scritta, è codificata, è criptata, ma basta pochissimo per andare a leggere questa cosa. Quindi sapevano perfettamente di cosa parlavano, ma se sapevano perfettamente di cosa parlavano, allora bisogna prendere per buono anche il fatto che si sia rotto questo aste, che si sia spostato. Quindi è una conferma di quel ragionamento che abbiamo appena fatto. Quindi casualmente, ancora una volta nei miti, guarda caso, troviamo queste pseudo verità che magari tanto pseudo non lo sono, dal momento che spiegano molto bene quello che ci si presenta di fronte agli occhi. Vi faccio un esempio su quello che ho appena detto, questi eh, numeri precessionali sono veramente, non sono scritti nei miti, sono scolpiti nella pietra del nostro passato. Allora, questa è la grande piramide di Giza. Se si divide la circonferenza equatoriale per 43.200, che è un numero precessionale perché è 72 per 6.000, quindi è un multiplo preciso del numero 72, otteniamo questo 0,92 km, che è un numero estremamente vicino al perimetro della base della grande piramide, cioè differisce per lo 0,75%. Che uno dice è una coincidenza. Ma sarebbe una coincidenza. Peccato che se si divide, se si fa lo stesso ragionamento applicato al raggio polare terrestre, casualmente viene di nuovo l'altezza della grande piramide. Quindi stiamo dicendo che il perimetro e l'altezza della grande piramide. Sono in perfetta scala col pianeta, o con l'emisfero nord del pianeta, o sud, quello che preferite, in perfetta scala 43.200, che guarda caso un numero precessionale. Io a queste coincidenze non ci credo, ok? Quindi questo è un messaggio che loro, quelli L-U-R-O -O, maiuscola, come scrivo io nei miei libri, ci hanno lasciato ancora una volta scritto nella pietra dei megaliti, e ce l'hanno lasciato... Neanche troppo nascosto, ci è voluto poco, diciamo, per comprenderlo. Mm? Quindi la grande piramide è, eh, diciamo, un oggetto di 5 milioni di tonnellate che ha delle proporzioni e un allineamento che non possono essere assolutamente casuali. Quindi hanno scritto un messaggio all'interno. Io ho del, in prima di noi ho dato anche una seconda possibile interpretazione di questi numeri. Siccome credo fermamente che la Grande Piramide sia una macchina e credo fermamente che sia una macchina che in qualche maniera lavora in sinergia con i movimenti di questo pianeta, credo che la proporzione della Grande Piramide intonata, e ripeto questa parola, intonata alle proporzioni del pianeta sia anche, eh, diciamo, necessaria per il funzionamento di quella macchina, ma non è l'argomento di questa serata. Mm. Comunque sia, c'è anche un messaggio scritto. Perché sono sicuro che c'è anche un messaggio? Perché non può essere un caso che se ci spostiamo da questo eh, megalita e andiamo, che so io, a Balbec e troviamo di nuovo questi numeri eh, diciamo, precessionali scritti eh, in quell'altro luogo sacro. E li troviamo scritti uh, a, a Java e li troviamo scritti ad Angor Wat, per esempio, no? il tempio di Angor Wat, che ha chiaramente dei riferimenti astronomici e cosmologici. Ha uh, tutta una serie di numeri che sono indubbiamente dei numeri processionali. Ma ce n'è solo uno con cui chiudo questo piccolo inciso, che è, è, è molto interessante. Oggi con le attuali diciamo ehm, ehm, posizione dei poli e eh, diciamo delle terre, e tenete presente quello che vi dico, questo se volete è un'altra conferma che la grande piramide è stata fatta dopo il diluvio e ce ne sono parecchie altre si agizza quindi la grande piramide che Angkor Wat sono stati fatti dopo, quindi è coerente quello che sto per dire, la distanza tra i due è casualmente 72 gradi di longitudine. È un caso questa cosa? Boh, può darsi, però tu prendi due megaliti di questa importanza, li schiaffi a caso sul pianeta e guarda caso li poni a 72 gradi di longitudine. Guardate che il discorso che qualcuno mi potrebbe fare è che sì, vabbè, ma i meridiani è roba nostra recente, l'abbiamo inventati noi? No, assolutamente no. Insomma, andatevi a vedere su prima di noi il simbolo sumero del pianeta Terra e ci vedrete disegnati i meridiani. Quindi non è farina del nostro sacco, eh, anche quella non è. Mi dispiace, farina del nostro sacco. Arriva dalle pieghe della storia e chi lo vuole vedere lo vede con grande facilità. Ah, eh, questa era un pochino l'inizio di questa serata. Eh? Dico, su quel pittogramma sumero che rappresenta la terra, si nota anche altro? Beh sì, si nota che la terra è schiacciata, non è perfettamente rotonda, cosa che noi adesso sappiamo molto bene. Come facessero loro a saperlo? Beh, è un po' meno semplice. Si notano anche altre cose strane, però adesso non vorrei addentrarmi troppo nella roba, perché poi dopo sfocciamo nella fantasia. Invece io preferisco sempre stare nella pseudostoria perché di questo stiamo parlando. C'è un altro punto che, però, è importante. Siamo noi, ma quando dico noi, sto parlando di noi, di, di, della generazione del Novecento e degli anni 2000, che secondo me abbiamo messo la testa sotto la sabbia perché prima di noi ma non troppo prima di noi quindi qualche secolo fa era tutto molto più chiaro a tutti eh? questo è un testo del 1719 c'era una tradizione tra gli antichi di un cambiamento riguardante la posizione della terra e di conseguenza della forma e delle stagioni dell'anno cioè come lo dovevano scrivere questi poveri, poveri figlioli 300 anni fa c'è stato un cambiamento dell'inclinazione e della posizione della Terra. Come, come ce lo dovevano scrivere questi signori? A cominciare da Platone. Ce l'hanno scritto, ce l'hanno scritto, bisogna solo leggerlo, veramente. Qui, qui fatemi il piacere, fatemi citare Mauro Biglino. Cioè, non bisogna interpretare una cippa di nulla, bisogna semplicemente leggere quello che ci hanno scritto, e nel momento in cui lo interpreti, che, che spari delle cavolate, cioè, abbiate pazienza. E quindi questo, questo è il risultato della tua domanda, Serena. Guarda cosa hai combinato già stasera. Vedi? Ci siamo già giocati i 40 minuti. <ride> no, però dai, insomma, direi che siamo partiti abbastanza... tutto però è eh, lo spunto del pittogramma. Eh, sono... oh, cioè, me l'hai buttata lì. Io come faccio? Dai. Dai, però adesso... Adesso dovete farmi finire sta roba qua, perché l'altro è Altiero che me l'ha tirata fuori questa storia. Che va bene l'asse, però è successo dell'altro, perché qua ci ballava la terra sotto i piedi, no? Allora volevo condividere qualche cosina anche su questo punto qua. Sarò velocissimo. Eh, Figuratate.